Sono Paola Valori, mi definiscono un'artista, anche se io non mi sento tale perché mi sento più una sperimentatrice. Ciao, mi chiamo Sabrina Falcone. Il mio nome d'arte è Sabri Falcone. Salve, sono Alessandra Piseddu e sono architetto da oltre 20 anni. Mi sono sposata presto e sono diventata presto mamma, e questo è stato per me un po' un ostacolo all'inizio, perché lavorare con due figlie piccole, disegnare con due figlie piccole non è stato semplice. Ho sempre avuto anche all'inizio problemi di spazio, lavoravo in una casa molto piccola a Piazza Mazzini a Roma, ed era talmente piccola che mi ricordo avevo una cucina minuscola che era dentro un armadio. Quindi l'inizio è stato un po' in salita. Ma non mi sono mai fatta scoraggiare perché sono sempre stata spinta dalla passione, perché è un lavoro che se non hai la passione non hai la forza anche di andare avanti. Ho fatto del mio hobby un vero e proprio lavoro e adesso ho un laboratorio artigianale che mi dà molte molte soddisfazioni e creo e rigenero anche vestiti perché ho preso una parte anche di mia mamma. Mi piace cucire, mi piace rigenerare i capi vecchi che ci sono e con questa crisi di oggi. Contemporaneamente ho ricoperto il ruolo di madre, di moglie, di professionista, anche con molto sacrificio. E mi piacerebbe molto che questo documentario si possa realizzare perché intanto siamo alla lettera A, ce ne saranno altre 20 dopo di noi e quindi insomma vorrei che questa cosa fosse portata a termine e soprattutto vorrei dire a tutti di lavorare con passione e di non lasciare da parte i sogni, appunto le passioni, e di continuare sempre, di non mollare mai, perché spesso la passione è un grande ingrediente per lavorare bene e fare sempre meglio. Mi piacerebbe molto che questo documentario possa trasmettere a tutti voi, possa arrivare un messaggio di quello che io, la mia vita, alti e bassi, mi ha portato fino a qui, che uno deve sempre lottare nella vita, anche se incontra degli ostacoli, bisogna sempre, sempre superarli. Sarei felice di veder realizzato questo documentario perché è un documentario fatto dalle donne, per le donne e nello stesso tempo dare l'opportunità a chi intraprende un percorso di verificare, diciamo, guardando quello che hanno fatto altre persone nella loro vita e dando un contributo e facendo in modo che ognuno con la propria forza di volontà riesca ad arrivare ad un obiettivo ed avere anche dei risultati, sia economici che di soddisfazione personale.